del Villa Cortese, dell'MC Carnaghi, che davvero ha compiuto una grande storia, una grande impresa questa sera, riuscendo a battere Nocera Umbria per 3-1 e a conquistare la promozione in Serie A1. E andiamo allora dal presidente Aliberti. Presidente, il miracolo si è verificato, Villa Cortese e MC Carnaghi in Serie A1. È Serie A1, una finale che abbiamo meritato, perché contro un avversario che non ha mai mollato, e l'abbiamo visto stasera quanto è stato faticoso. Sono grandi, perché anche di fronte a un terzo set perso così hanno reagito e hanno dimostrato di essere una grande squadra. La forza del gruppo è stato proprio il gruppo, si è visto, l'avete visto stasera, è davanti agli occhi di tutti, e con queste cose si possono fare queste imprese. Grazie presidente, andiamo allora a goderci la festa qui. Alice Bloom, strepitosa prestazione proprio stasera, la Serie 1 è realtà la stasera. Sì, adesso sì, non ho parole adesso, è stato molto difficile, complimenti a Crociera, ha giocato molto bene, noi abbiamo sempre cresciuto e adesso sono molto felice, sì, molto felice. Brava Alice, puoi goderti allora lo spettacolo che si sta verificando qua, andiamo. MC che ha portato bene. Allora, una bella serata questa sera, si costruiscono sogni, si costruiscono ponti, strade, tutto e si costruisce la Serie 1. Con questa dritta e questa voglia che si va in A1 si farà molto anche lì. Grazie al patron MC. Adesso davvero una commissione, guardate queste scene, davvero emozioni, e qui c'è la coppa che viene alzata dalla Villa Cortese, che da quest'anno la Lega Pallavolo Serie A ha voluto assegnare a chi vince il trofeo, per chi vince soprattutto i play-off. Andiamo da Igor Galimberti. Igor, hai compiuto un miracolo quest'anno. Hanno compiuto un miracolo, io non ho nient'altro che provato a dare io, Roberta, Michele, anche il nostro figlio, quella tranquillità che questa squadra aveva bisogno, brave loro, io non ho fatto altro che mettermi a loro disposizione, bravissime le ragazze. Adesso Igor, goditi questo momento, perché è il tuo momento, te lo sei meritato Igor. Grazie, molto gentili, grazie. Allora guardate queste immagini, questa è la vera festa della pallavolo italiana, guardate la 2, che emozioni che sa regalare, davvero momenti importanti, momenti bellissimi, è una cornice di pubblico strepitosa, e andiamo anche noi allora sotto la curva, perché sono momenti bellissimi che vogliamo raccontarvi. Guardate qua, il giro della coppa ai vincitori dei playoff, davvero uno di quei momenti che stanno facendo la storia veramente della pallavolo italiana. Ma andiamo un attimino magari in casa. C'è la Umbra, Chiara Di Julio, complimenti veramente a te e a Nocera Umbra, avete fatto qualcosa di impressionante in quel terzo set, avete retto, avete lottato anche nel quarto, però questa sera Villa Cortese ha fatto la differenza in qualche modo. Ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo una grande squadra e mi dispiace tantissimo, perché ci ha messo veramente il cuore, ci ha messo. Comunque è stata una bellissima esperienza. Questa è la cronaca che ho definito la guerriera, perché hai sfoderato il meglio del tuo repertorio. Grazie, ci ho messo tutto quello che potevo metterci, tutto l'anno di lavoro, perché comunque in una finale del genere devi mettere tutto e ancora di più, quello che hai seminato durante l'anno, quello che hai imparato, e questo è il momento di mettere tutto, perché questo è il momento in cui devi sfoderare tutto quello che hai, oltre al cuore, la grinta, la voglia, perché se non lo sfoderi in questo momento, questo è il momento importante. Bravi, perché avete onorato la pallavolo italiana, voi e Villa Cortese. Bravi, complimenti. Andiamo da Ballardini. Vieni. Allora, questa è la tua vittoria, la vittoria di un gruppo fantastico che stasera ha lottato fino all'ultimo. Sì, io mi sto godendo lo stesso, anche se purtroppo è successo questo fase. Come stai piuttosto? Domani andiamo a fare degli accertamenti e poi vediamo.
on for your match. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you very much. Andiamo anche da Luciani. Luciani, guardatela. Vedi, come una bambina di 2 anni. Allora, Nicoletta, è una promozione bellissima per te. Sì, bellissima perché per la mia carriera personale è la prima del primo. Quindi sono felicissima perché l'abbiamo sudata tantissimo. Quest'anno è stato un anno molto intenso, vivo e ricco di emozioni e ce la meritavamo tutto. Ecco, hai giocato a Busto Arsizio, hai ottenuto delle grandi soddisfazioni e proprio, si può dire, nel tuo paio oramai hai conquistato e ritrovato la U. Guarda, non so se è stato un caso, però dicono tutti che mi porta bene. Anche ad Alice Blum ha portato bene. Sì, sicuramente, infatti con lei avevamo perso per qua, quindi vincerli è sicuramente molto, molta soddisfazione. Complimenti, Nicoletta, grazie. Complimenti. E andiamo da Sara Paris, guardate, Sara Paris. Sara, Sara, allora, promossi 6-1. Sì. Ho cercato comunque di aiutare le mie compagne, avevano bisogno di sicurezza e ricezione e gliel'ho data. Difesa, ho tentato di prendere l'impossibile e niente, ho cercato di fare il possibile. Era in giornata, cioè quello che facevo mi è uscito. Brava Sara, brava, adesso prendiamo anche Viamonte. Non devi cambiare domanda. Cambiamo domanda, Viamonte. Allora, dopo la 1, dopo la maternità, dopo che sei tornata a livelli agonistici incredibili, la promozione in A1 consacra una giocatrice come te. In telecronaca ti ho definito la mitica Viamonte, perché sicuramente chi verrà dopo, quando tu smetterai un giorno di giocare a pallavolo, potrà vedere le tue gesto. Ma adesso non esageriamo, io sono veramente felicissima perché è stato un anno veramente difficile, tra infortuni e altri cavoli, veramente è stato un anno duro. Ci meritavamo questa vittoria, l'abbiamo lottata fino in fondo e niente, che ti devo dire, non ho parole, sono felicissima. Bravo Bia, complimenti, bravo Bia davvero. Davvero, andiamo dalla Presidente Fabris, andiamo dalla Presidente Fabris. Andiamo, Presidente Fabris. Allora, questa sera, comitato di pubblico bellissima, poi questa festa finale è tutta, non ti vergognare. Beh sì, perché è stato un bellissimo spettacolo, la tensione era tanta, quindi giustamente i vincitori hanno dato sfogo a tutta la loro gioia, però devo dire che non c'era, è stata veramente lì per farcela, sul 2-1 è mancato poco decisamente che non c'erano andati al tie break, quindi devo dire che insomma sono state due belle squadre, ha vinto decisamente la squadra che ha saputo sino all'ultimo tenere la palla più alta delle altre, insomma. Grazie Presidente, grazie. Allora è stata una serata bellissima, ha trionfato la pallavolo italiana e questa sera la promozione in Serie A1 è nata all'MC Carnaghi Villa Cortese. Speriamo di esservi stati frizzanti in queste nostre così esternazioni di gioia, perché siamo emozionati veramente nel raccontarvi una partita dove sia Brunelli non c'è l'ombra, sia Villa Cortese davvero meritavano la promozione in Serie A1. Dunque con Rebecchi Lupo Piacenza va in A1 l'MC Carnaghi Villa Cortese, il plauso va a Brunelli Volley in Nocera per quello che ha saputo dare sia al campionato sia alla post season. Piero Giannico, vi ringrazio davvero per tutto.